Medicina, salute e benessere è offerto da 2F2000 SRL. Medicina, salute, benessere. Conduce Liana Radici. Buongiorno, buongiorno e bentrovati. Mercoledì 21 novembre 2012, sono le 12.35, non soltanto sui 99.8 di Radio Yes, la radio della città di Roma, ma un po' ovunque. Non è ancora ora di pranzo, è ora di ascoltare questa pagina dedicata appunto alla medicina, salute e benessere. Oggi ci occupiamo di un momento molto bello nella vita di una coppia, nella vita di una mamma, quindi il momento della nascita di un bambino. Non sempre i bambini nascono allo stesso modo e questo lo sappiamo, ma noi prendiamo lo spunto da un ultimo rapporto, dai risultati di un ultimo rapporto del Ministero della Salute, che afferma che in Italia si fa ancora un eccessivo ricorso al parto cesareo, e anche quando non servirebbe. E qui possono nascere un po' di polemiche. Oggi cercheremo di scoprire innanzitutto, di saperne di più su quelle che sono le caratteristiche di un parto naturale o di un parto cesareo. E vi vado a presentare l'ospite che abbiamo già in linea, e il dottor Carlo Piscicelli, medico ostetrico dell'ospedale Cristo Re. Pronto, dottore? Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie, dottore. Allora, io l'ho presentata, lei è un medico ostetrico, quindi vive proprio in prima linea alla sala parto, a contatto con le mamme in questo momento meraviglioso che è il momento della nascita. Ecco, sì. Da questo rapporto è emerso anche che nell'ospedale dove lei opera, appunto il Cristo Re, vanta, c'è una sorta di eccellenza, no? Perché vanta una percentuale bassissima di parti cesarei, molto diversa, molto più bassa rispetto ad altri ospedali, giusto? Sì. E poi diciamo che queste percentuali variano proprio da regione a regione, un po' in tutta Italia. Vogliamo analizzare un po' questo punto? Sì, io direi che l'aspetto intanto più rilevante, a mio parere più importante, è proprio quello dell'essere altamente variabile. Noi abbiamo una percentuale di tagli cesarei che è assolutamente diversa da regione a regione, diversa da ospedale a ospedale. Questo significa che una donna che si trova ad affrontare la sua prima volta il travaglio di parto ha una probabilità di essere sottoposta ad un cesareo che oscilla, a seconda degli ospedali, dal 15 al 60%. Però è alta come percentuale. Sì, è molto variabile più che alta. Cioè, ci sono ospedali, ci sono delle maternità in Italia che fanno un bassissimo numero di tagli cesarei, ci sono delle maternità che ne fanno un numero eccessivo. Che prevalentemente fanno parti cesarei, lo possiamo dire. Che fanno prevalentemente tagli cesarei. Ecco, ma possiamo dire per quale motivo, dottor Piscicelli, quali possono essere i motivi appunto per i quali il parto cesareo diventa la soluzione migliore sia per la mamma che per il figlio? Intanto esiste un contesto culturale che ha favorito questo tipo di scelta, e anche non solo la scelta ma anche l'abuso appunto del parto cesareo. Certo. Noi siamo perseguitati dall'erronea convinzione che tutti i bambini all'inizio del travaglio siano in condizioni assolutamente perfette, e si tende ad attribuire al parto vaginale ogni problema che dovesse avere il bambino. Mm-hmm. E inoltre siamo arrivati all'estremo per cui esiste oggi una nuova indicazione, che è quella del taglio cesareo a richiesta. Sui rotocalchi leggiamo spesso di donne dello spettacolo che scelgono il cesareo non talvolta per evitare un parto difficile o per non soffrire, ma semplicemente per non rovinare i muscoli del pavimento pelvico. Ma non è il contrario? Il momento che viene inciso proprio il muscolo non dà più problemi? Il muscolo non viene inciso nel cesareo che facciamo oggi, uh-huh, nel 2013. Ormai abbiamo delle tecniche estremamente più sicure, certo, rispetto al passato, e per fortuna il tasso, la quantità di complicazioni che oggi registriamo per il cesareo non ha assolutamente confronti con quelli di 30-40 anni fa. Sì, che facevano delle cicatrici incredibili, lunghe 30 centimetri, che so. Esattamente. Ciò nonostante è un intervento chirurgico, certo, e ha una serie di rischi che non possono essere sottovalutati. E anche un post-operatorio, perché poi diventa un vero e proprio, come dice lei, intervento chirurgico con tanto di punti, cicatrici, insomma un post operatorio sicuramente più impegnativo. Certamente, è proprio così. Ecco, ma quando è che è veramente necessario intervenire con il cesareo?
Beh, ci sono tante situazioni in cui è assolutamente necessario. Una delle indicazioni che un po' tutti abbiamo accolto è la presentazione podalica del bambino, quando il bambino quindi si presenta con il sederino e non con la testa nel canale del parto. Anche qui però ci sono ospedali che mettono in opera un tentativo di rivolgimento esterno prima di scegliere per il parto cesareo e ospedali che non considerano queste manovre che entro certi limiti possono essere fatti con una certa tranquillità. Presentano dei rischi, ma ogni cosa che si fa in medicina ha i suoi rischi, quindi anche il non far niente a volte ha i suoi rischi. Ecco, ma lei ritiene che, mi permetta un po', ecco, la domanda, che con un po' più di impegno, di predisposizione, di pazienza da parte di tutto i medici, gli infermieri che intervengono appunto al momento del parto, e molti parti cesarei si potrebbero anche superare? Io ritengo di sì. Noi abbiamo nella nostra esperienza, noi abbiamo seguito l'andamento che avevano un po' tutti gli ospedali dell'incremento dei tagli cesarei fino al 2002-2003. Dopodiché, per una serie di iniziative che sono state prese all'interno dell'ospedale, che non erano dirette alla riduzione dei tagli cesarei, però attenzione, abbiamo registrato un andamento, un tasso di questi interventi che si è stabilizzato del tutto e addirittura che è andato piano piano anche a ridursi. Non di tanto, perché già stavamo intorno al 31-32% e quest'anno invece abbiamo registrato una riduzione al 29%. Beh, che mi sembra ottimo. Attraverso iniziative che però non erano dirette al contenimento dei tagli cesarei. Questo è un risultato, un esito che diciamo ci siamo spontaneo, trovati. Spontaneo. Assolutamente spontaneo. Come dopo aver concordato fondamentalmente le due interne. Certo, ma è vero, dottore, che una gestante che ha già partorito con un taglio cesareo deve per forza sottoporsi di nuovo a un taglio cesareo in caso di un altro bambino? No, non è così assolutamente. Perché c'è questa credenza, uno dice ho fatto il cesareo, quindi di conseguenza quando andrò a partorire sarò sottoposta nuovamente al cesareo. Viviamo ancora gli effetti di un aforisma che una volta cesareo sempre cesareo, che è una massima proposta, pensi, nel 1916 da un ginecologo americano, Edwin Cregin, su una rivista che è tuttora esistente, un'autorevole rivista rivista scientifica. Ci sono voluti più di 50 anni per smontare questa credenza e la cosa curiosa è che non è che si è ridimensionato questo per merito dei medici, ma per merito di una donna che ha voluto partorire a tutti i costi il suo secondo bambino per via vaginale dopo aver fatto un taglio cesareo. Nancy Cohen si chiama, che ha scritto un libro in America che è molto conosciuto dal titolo Silent Knife, significa appunto bisturi silenzioso, e che è diventato una sorta di Bibbia per tutte quelle donne che volevano fare questo tentativo. È nato quindi un movimento che è stato negli anni così potente da costringere la classe medica a valutare la sicurezza e i rischi di entrambe le pratiche, la ripetizione di un cesareo dopo cesareo e il vaginale dopo cesareo. Dottor Piscicelli, guardi, abbiamo una telefonata in linea, sentiamo insieme. Sì. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, con chi parlo? Sì, buongiorno, sono Ilaria Cinefra, io sono una paziente del dottor Piscicelli. Ah, piacere. Molto senta. Bene, prego. Buongiorno signora Ilaria. Buongiorno. Ah, quindi dottore. Vi siete... Benissimo. Io ho partorito lo scorso ottobre, la mia bambina Viola. Auguri, da pochissimo, auguri a Viola e a lei. E ho avuto proprio un feedback, nel senso che il primo figlio io l'ho partorito con un cesareo. Ah, ecco. Perché purtroppo era in presentazione podalica. Ah, quindi un classico, come stavamo sentendo, esatto, infatti. Esatto, come stava dicendo il dottore. E ho iniziato subito a documentarmi per avere un futuro parto naturale ed ho visto che la cosa era assolutamente possibile. Sì. E che cosa ha fatto per riuscire ad avere questo parto naturale? Allora, come prima cosa mi sono documentata tantissimo, certo. Ho letto
È stato davvero illuminante il libro della ostetrica romana Ioanna Arena dopo un cesareo, e la quale, questa ostetrica, davvero in gamba, mi ha consigliato di consultare il dottor Piscicelli e rivolgermi al Cristo Re. Bene, 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 bene. Per cui, niente, sono stata seguita dal dottore per tutta la gravidanza, che è stata una gravidanza fisiologica. Lui mi ha sempre sostenuta nella mia scelta di voler effettuare un parto naturale. E purtroppo però a fine gravidanza, durante l'ultima ecografia, che è quella di accrescimento, abbiamo scoperto che la mia bambina, anche lei, era podalica. E quindi a questo punto io vorrei sentire il dottor Piscicelli, allora. Dottore, allora, cioè, com'è possibile che il bambino sia il feto sia ripresentato in posizione podalica, però è riuscito a farlo nascere ugualmente con un parto naturale? Beh, abbiamo fatto quella tecnica di cui le avevo parlato, sì, prima, il rivolgimento del bambino, che è una tecnica che si esegue con delle manovre esterne, non è priva di rischi. È fatta però in condizioni, con mani esperte soprattutto, protette, e quindi in ospedale con una sala operatoria disponibile qualora si fosse presentato un segno di sofferenza, certo, di pericolo, certo, per il bambino. Quindi pronti al cesareo, insomma. Esattamente, ecco. Esattamente, quindi è stato possibile fare questo tipo di manovra.